lascialo stare me e t'hanno sangue. Un grazie ampara ma se me malermo, se sciolo il passo è pure un ferno, che senza sordo ne lesti una squadra. L'attacco già spuntato è da rifare. E voi, memmozzo mio, dormite ancora. Difesa e centrocampo sono a mare, mentre le esterne cogliono scalora. E lo portiere non piglia un pallone, e noi che gli astamamo un tale sbuoni. Ma mozzo vedo non dormite giù, facci tante la mezza squadra forti, noi siamo ancora qua, siamo a voi, e non stiamo a casa mezzo morti, e sogno ammazzarli le notti e lì. E i golli cozza i birro e i possanzini. Regina senza noi non può stare, e noi senza regina la stessa cosa. Dopo cent'anni siamo uccelli o mari, e all'orizzonte noi annunciare. E allora memmo fandello sto squacione, ora ci sta rompendo la devozione. Ma mozzo bello Mazzarri, le notti e le mattine, e i golli cozza e birlo, e i possanzi.
con un eventuale grazie. Ciao. Grazie, grazie. Grazie. Alla stazione ci sono dei lavori. Ma degno tutti io, di Matim. Salve, Chistisimo inizia dopo la puntata di Festa Madonna a Reggio, noi iniziamo a girare, ma stavolta decidiamo giriamo buce. No, ma io voglio girare. Cominciasti. Vediamo se c'è il suo. Ecco, andiamo. Non lo so, venite con noi. Forse non c'è. Non c'è un bravo. Cioè, se non si può fare sta vita, che hanno a lavorare. Va bene, noi ci prendiamo il caffè e poi pigliamo cena. Che ora è cena? 9:18. Ah, vabbè. Non mi fanno il caffè. 9:18. Un bagaglio? A mano. No, le cose sul bagaglio. A mano il lavatrice. Mi scusi, un bar non c'è alla stazione? Un bar c'è. Questa è la stazione. Polemeni. Sì. Sta muovendo, ma facciamo visto sì. Voi morivo? Paolo Polemeni, sì. È molto facile, sì. E non mi ricordate di me. Ma che cazzo. Non mi ricordate che lavoravamo tutte le stazioni. Ma undi? A motorizzazione. Mannaggia la domanda. E vostro paese. Abbrazzate per chi siete in diretta. Abbrazzate. Mannaggia. Abbrazzatevi. Guarda tutti voi. Sì. Giusta televisione. No, è andato frate. Non era un frate. Chito era un amico mio che all'inizio del festesimo abbiamo iniziato a lavorare. La mamma canta. Eh? La mamma canta. No. È morto pure. È morto da un anno. Quando me l'hanno detto... Non ci domandate più in urto. Lavoravo io a qui. No. E ora lavoro solo. All'inizio lavorava con Nauto. Salutate Cristiano. Salutate Cristiano. È stato un piacere. Non ci domandate più in urto. Sì, che vi saluto. Salve. Passau Locri. Paraere che lavorava con Cristo. Ora sì, grazie. Buon bonario, va. Ciao. Buon bonario, va. Facciamo subito il primo selfie sul treno. Vieni, siedi. Lo facciamo anche noi. Ah, siamo in controllo. No, però va bene. Ah, si vede. Ok. Ciao. Ho fatto usare Chiabona dopo ricordi. Grande Walter Chiari. Grande Walter Chiari. Però una volta c'erano i tavolini che si facevano, uno si mangiava, non è che comincia, vino, ma critiche, ora comincia a vincere critiche, sì, un classico pomeriggiano, non trova buonamente. Vabbè, dai, e a Battipaglia morisci? A Battipaglia, cazzo cambia a Battipaglia. Vabbè. A quando vai te stai pure? A Napoli. I Pozzo. A Napoli cambia. Va bene, devo rimanere all'occhio. Ma pure voce no? Penso un addetto, uno che ha studiato la trenologia, quindi conosce tutti i segreti per guidare così bene con la Maloggio. Lei va forte, lei va veloce. È veloce, questo è niente, ci sono dei treni in Giappone che tu da 7 tagli 0. Già
giapponesi a volte sono scacciati, perché io sono già di natura, però poi mettono un terreno e a velocità e scacciano. Stiamo arrivando. Sotto 0 su 3 frati. Dalla città del sole vi parlano i fratelli Megalizzi e la regina l'hanno togori. Bello sogno. Nell'ultimo periodo mi pare che sta dicendo missa dall'ultima lettera di Jacopo Gian Prosper. La scaccia me da zanzera. Si scaccia sola. Nell'ultimo periodo stavo dicendo si è sentito poco parlare di noi. Ma noi abbiamo sentito tutto ciò che c'era da sentire. Non c'è molto da dire, non c'è molto da intervenire. Pensate, amici cari, che siete alla passione che quando nascemmo noi non sentivo un batto dopo 9 mesi. A mamma ci facevo un tracciato. Dice non si sente niente. Piatto! Piatto! Non ci sono i figlioli. Venite a camera. I fratelli Megalizzi, sin da prima della nascita, parlavano e si facevano sentire a modo loro solo quando era decisivo per il mondo. Quindi, fratelli, non ce ne potevo fare. Nel momento della nascita, sentivamo, signora, venite qua, signora così, alt! Da guardare montall'occhi e fratelli. E ci rissimo! Alt! Dottori! Cacciati in maniera mamma nei scimusuli! Calati in maniera mamma! Disammo! E ne scimo i dai in sacomodo cristianetti! Guai! Accucciamenti in mano sopra la mamma! Guai! O papà! Resta un zoppo per 80 anni! Perché mio frato sparavo? Che poi tocca a mamma, papà! Tocca a mamma! E mia moglie! Zoppo! Per questo ogni tanto ci facciamo sentire. Ma pare che questa è un'occasione anche per dire bravi a sti donamali, Auspici e Polomeni, che compiono il 20° anno di questa trasmissione in mente. Basta un applauso! Lei di cuore, come dire il momento, ma che ho in questo per te! Basta ora! Naturalmente, questo ve lo vogliamo dire, se da inizio c'è Massimo da Ibe, perché io e miei frati, voi siamo un uomo da inizio, e lo chiamammo. A Belardi, voi siamo un altro uomo, e lo chiamammo. Perché è giusto adesso mettere le mani così, non è, fare satare, perché se, onestamente, con tutta la bravezza che ha il presidente, che... Ma cacciamo cappello, io mi cappello, non cacciamo. È troppo buono. Suo presidente, ci va a gettare una cuta da dei cavesi. Non c'è niente. Che c'è? Non c'è niente. Ma mia, sa faci, sa facittare i cavesi. Sa facittare... Come sa facittare i catanzarini? Non... Sa facittare sempre. No! C'è una l'acqua!
Amo atterrare l'acqua ricavesi, amo atterrare l'acqua ricadanzarisi, amo atterrare l'acqua ricosentì, amo atterrare l'acqua ricosentì, amo atterrare, ma vuoi sbloccare, amo atterrare! Massimo Taib, che ci dice a chi te la cavesi? Hai chiesto siti? Non è da cara. Pisce in bivi. Porco! Io porco! A mia vena amarillo porco! Quindi dobbiamo affrontare questo campionato da regina! Piatti nel cuore e andiamo a fare sentire all'occorrenza e al bisogno. All'inizio di ogni partita probabilmente il nostro presidente Capetto Mucacciava va a cercare una targa. Già siamo d'accordo, da Ibina a parte e per l'ordinaria ci sparano questa targa. Il presidente avversario. Mentre il dottore Domenico De Mesio per cuocere una targa, i cecchini da Ibina, pum, pum, calupara ci sparano. Per far capire che siamo bravi in tuo cuore, ma se ne fanno inciarare i cazzi, li mangiamo. Hai manerbina, hai manerbina. Hai manerbina. Hai manerbina. Va buono. E se per cortesia... Anche perché, scusa. Chiudete ce l'occhio, cameraman, camannesce. Frati, anche perché è una vergogna per i fratelli Magalizzi che a Regina l'hanno... Tuo cuore! Essere... sceso di classifica, ma non Serie C, eravamo in Serie A, di classifica della malvivenza. Cuffoti eravamo terzi. Una volta andò fottivano Saddam e Gheddafi. E subito dopo i Magalizzi. Ora, per quanto siamo stati buoni, e l'acqua è cavesi, e l'acqua è catanzarisa, le... Papa Giovanni Paolo II è prima di noi! I uno! Fottimo solo a Benedetto Sirici, ma lo sapevamo perché lo fottimo. Lo sapevamo! Quindi, la cattiveria! Cattiveria ci vuole, cattiveria! Intra e fuori lo campo. Perché sapete? Prima, durante e dopo ripartire! Sapete quanto ci vuole mandare la lata danza, potessimo? E poi venimo già. E ci vuole, diciamo, tempo un lato busso. Ah no, ci rissimo a un desimo. Dalla città del sole vi hanno parlato i fratelli Magalizzi e a Regina l'hanno il tuo cuore. Tocca mo sto cuore. Ma che te tocco, che se te tocco il cuore poi non mi fermo il cuore. Toto! Con la televisione! Siamo nel cuore della cultura. Certo. Locri. Ce la presenti lei? Guardi, io non gliela posso presentare che sono di Siderno, se no volentieri lo farei. È lo stesso che a un irrigio ci dice ci presenti Catanzaro. No, ma non è questo il problema. Ma io non lo sapevo. Diciamo, è una città attaccata alla nuova Siderno, diciamo vicino a Siderno. Ci sono gli scavi, diciamo, c'è tanto da vedere. Cioè, è meglio Salerno da quello che sto cominciando. Ma non voglio dire questo, se no mi metto in difficoltà. Cioè, no, se non è giusto. L'unica cosa bella di Messina è che è vicino al Reggio, dicevo. Cioè, abbiamo iniziato male. Cioè, Locri, ci parli di Locri, è attaccata a Siderno. Guardi, sicuramente le potrà parlare meglio uno di Locri e non io. Assolutamente, diciamo. Assolutamente. Io sono contento di avervi incontrato, diciamo. Grazie, ma reciproco. È reciproco. Dove andate, ragazzi? Adesso ora andiamo a Salerno. Non possiamo. Che può darsi che ci vediamo assieme. Verremo, come no. Buona giornata e buon lavoro. Salve. Sì, nella Cacciari Riccio. Noi mi sono su buon treno. Piacere. Buongiorno, piacere. Buongiorno. Allora, vogliamo parlare di Locri. Che cos'è Locri? Cos'è? Io l'ho definita il centro della cultura. È uno di Siderno, disse no, hanno solo gli scavi. Allora, perché un turista deve partire da Belluno ma viene a Locri? Ecco. Locri è una delle città magnogreche più importanti che c'è in Calabria, perciò deve venire per forza. Non può venire in Calabria senza visitare Locri. Locri è una città importantissima. Locri abbiamo una città di 300 ettari, con praticamente un teatro che ci sono 4.500 posti a sedere. Invernale noi abbiamo tutte le scuole, abbiamo tutti gli uffici, Locri è una città. Locri è veramente una città. Dai primi sguardi che abbiamo avuto su Locri è una città pulita. Certo. È una città pulita e tenuta bene. È tenuta bene. Sono poi, quando andiamo noi, come poi nel periodo di Natale si organizzano tante cose. È sempre una città viva. È una città veramente viva.
E qui cosa c'è? Cosa si può... Allora, questo è il polo museale. Sì. E qua ci sono dei reperti che sono stati trovati adesso nella nuova Gente 6. C'è un museo praticamente dove sono esposti dei materiali della protostoria e poi ci sono gli ultimi ritrovamenti che hanno fatto facendo i lavori lungo la 106, la nuova 106, e abbiamo fatto la ricostruzione delle tombe. È un bel museo, è un museo veramente da vedere, un museo cittadino molto importante. E diciamo una banalità, basta nella nostra Calabria tutta, basta scavare che si trovano delle cose. Si trova la storia. Sì, però Locri in particolare, perché Locri praticamente ha avuto la fortuna, Locri moderna non è uscita dove c'è praticamente Locri antica, Locri antica e Locri Pizzeferi. E praticamente veramente tutta da scavare. Locri ci sono 300 ettari tutti da scavare. Io non ce la faccio stamattina. 152 su 300 ettari sono state scavate a malapena 10 ettari, perciò lascia immaginare. Un po' come Reggio, quando vogliono fare un parcheggio sotterraneo trovano un'altra città. Reggio però hanno scavato, cioè praticamente hanno costruito sulla città antica. Sulla città antica. Mentre invece Locri no. Comunque questo è un giornalista, lei può dare delle informazioni importanti. Sì. Collega, chiedo scusa, buongiorno. Collega, come ti permetti a chiamare collega? Reggio TV, Alfredo Squici, Reggio TV, chistissimo. Io vivo a Locri, se Locri non fosse una cittadina, diciamo così, con alcune caratteristiche particolari che hanno dato input ad altre realtà territoriali, e anche alla città di Reggio Calabria di potersi sollevare, lo si deve a Locri, voglio dire. Non è che il semplice fatto che il Museo di Reggio Calabria abbia una ricchezza di un certo tipo si deve a quello che è stato fatto nel tempo a Locri, che illustri professori eccetera hanno, da Paolo Orsi ai giorni nostri, perché gli scavi continuano. Sì, certo. Quindi c'è è una ricchezza che va scoperta, però è una ricchezza che va valorizzata sempre. Allora, di più. La valorizzazione del patrimonio, dell'immenso patrimonio, molto del quale non si conosce ancora, culturale di questo territorio, di Locri soprattutto, è una valorizzazione che non viene effettuata per mancanza della volontà politica, perché hanno interesse che altri luoghi vengano valorizzati e sponsorizzati e non quelli, diciamo, che meritano e che potrebbe essere di impulso a uno sviluppo socio-economico di un territorio degradato, emarginato, come può essere quello della Locride, no? Basta il semplice fatto che voi da Reggio per venire qua dovete fare i salti mortali. Certo. No, ma adesso scatta. Treni se lo trovate. Sì, sì, sì. È più facile trovare un fungo in montagna nel periodo in cui ci sono i funghi che un treno, voglio dire. Quindi trovammo con porcino noi, sicuro. No, è una battuta che no, è così. Scatta la provocazione. Se Locri la prendessimo, la spostassimo su al nord. Ecco, forse la politica avrebbe sicuramente modo di investire. Di funzionarla meglio. Io sono di una teoria semplicissima. Nessuno può spostare tradizioni, certo, e pensieri da un, certo, posto all'altro. E perché chi non li valorizziamo, chi dico pensa io. Questo sbaglia, secondo il mio modo di vedere. Assolutamente, no? Sono d'accordo. Sbaglia. Il problema è un altro. La valorizzazione non deve aspettare che me la faccia lei, la valorizzazione. Devo essere io. E se io mando un rappresentante istituzionale che capre, naturalmente avrò il risultato della capra. È questa, la mia provocazione voleva arrivare a questo. È così. E chi ci rappresenta lo ha fatto male. Ma la colpa è sempre mia, perché sono io che li scelgo. La capra l'ho mandata io. Sono io. Allora la colpa è vostra, via. La colpa è mia e del collega. Ciao. Grazie, buona ciao. Giornata. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Chi è quello, scusa? Tu è? Mi pare Guga. Si mangia. Caccia a satelle. Si mangia? Caccia... Si mangia a Regina, che so. Lo sportista che si mangia. Ma lo faccia, no? No, no, mamma mia, mamma mia, nelle mie rotte. Ma che stai facendo? Stai facendo? No, poi giuro. Ma che state facendo qua? Stiamo vediando Pepe Cultica. Andiamo. Ma a raccomandare a chi di loro mi battono Messina quando sarà. Ah, sì, per quello.
Bella guerra allora. Buongiorno, buongiorno. Chistisimo, buongiorno. Chistisimo, buongiorno. Allora, quest'anno arrivano i messinesi qui. Locri è una città accogliente. Sì. Messinesi. Sì, Locri e Messina, ci sarà Locri e Messina. Siamo come fratelli, cosa dice? Come cugini. Sì. Con i messinesi. Ah, siete amici con i messinesi? Allora, noi non abbiamo problemi con i messinesi. Quindi cosa diciamo ai fratelli messinesi? Che sono ben accorti, che vengono e che ci fa piacere. Benissimo, 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 benissimo. La stessa cosa dico io, perché sono delle brave persone e noi li accoglieremo con gioia. Con gioia. Come con li accogliamo noi a Reggio, voglio con dire. Con piacere, con piacere. Se vuoi a Reggio non credo che io vado a Messina tanto piacere per dire la verità. Io vado a Messina all'ospedale e mi trovo benissimo. Cioè, mia moglie è viva proprio grazie all'ospedale. Vabbè, ma di questo non si parla, cioè, perché nel senso stiamo parlando di astio sportivo. Sportivo. Allora cosa cangiano? Ci aspettiamo a pensare. Noi siamo come amici, perché dopo tra cugini un come, ma sei c'è da dividere qualcosa come il calcio, certo. I cugini si dice i cugini i primi la lasci però questa no, me no, fa tutto parte del lo sfottosano che ci deve essere riguardo calcisticamente, certo. Non è che noi altre cose poi non capo, ma se certo. Capita certo. Grazie signori, viva Locri, viva Locri, buona giornata. Grazie. E a Basso Catanzaro? Io seguivo Reggio. Io mi ricordo una cosa, che quando la regina era in Serie A, all'ultimo minuto il portiere con un colpo di testa contro l'Udinese. Con l'Udinese, ha pareggiato. E a Locri si è preso il diploma magistrale. Taglibri. Ah, ecco perché faccio professore, guarda, perché si è diplomato a Locri. Ah. Voi. No. Non è che era lui, te. Era lui. No. Ma Taibbi adesso è alla regina di nuovo. Come sì, questo ci sportivo. Fa piacere. Il fisico di portiere c'è altro. No, lui è centrovano. No, io no. Era, c'è. Era. Grazie. Quindi il caro direttore sportivo che face tanto saputello, io disse che dia a Bocconi. Sì, a Bocconi. A Locri su Vigiao. Dove già a Locri, allora non per dire che a Bocconi è meglio Locri, però non devi vergognarti. Cugna che misi. Massimo, che ti piglia sto diploma a Locri. Nell'anno a dire cristiani, vedi che cosa si sanno poi. Cioè tu vai a Locri, ti pigli il diploma, magari cusave a cusconzau. Certo. Ora su sabato Mimmo Pratico te caccia, perché Mimmo Pratico vuole tutta gente, lui che per esempio ci siamo diplomati a Gioia Tauro, ma cacciamo lui Sant'Aria da Mimmo Pratico, capito? Le cose si sanno e noi le dobbiamo dire, perché noi diciamo la verità, caro Taibbi. Tu sei bravo, mi segni testa, mi fai gli squasi, però a scuola non devo io sapere. Signore, mi fa piacere che Locri alle biciclette si viaggia senza bene senza pedalata assistita, questa è tutta pedalata fisica. Fisica perché oggi ci sono le biciclette con la pedalata assistita. Sì, che senso ha? Ma vede, io non sono di qua, quindi per me va più che bene. Da dove arriva lei? Da Roma, perfetto. Sono in partenza. Però, in partenza in bicicletta. E ci arriva quando? In treno. Buona giornata. Sono in partenza per Roma e parte con la bicicletta. Io penso che se andavai con la bicicletta. Ma tu? Perché sei limitato mentalmente. Certo. Camminando siamo arrivati vicino allo stadio del Locri. Buongiorno, questo è lo stadio del Locri? Questo è lo stadio del Locri? Questo lo è stadio, il campo? Dove gioca il Locri, qua gioca. Ma lei è tifoso del Locri? Io? Sì. Una volta anche. Ora no. Ora perché no. Ora no? Ah? E non è bello, è in Serie D. Mo c'ho tifoso per la famiglia. Per la famiglia? Ah, certo. Certo, quella sì. Io ero, non socio.
del Locri. Del Locri. Ho capito. Ma quest'anno il Locri partecipa a un campionato importante con Roccella, Cittanova, Bari, Messina, voglio dire. Quindi potrebbe tornare lei ad assistere alle partite del Locri. Niente, non no, convinci. Grazie. Viva la famiglia. I soldi servono per la famiglia. Sì, sì, grazie. Io? È tempo che furono 20.000 lire al mese per mantenere la squadra. Ah, lei era socio proprio? Sì, l'aveva detto che non so. 20.000 lire al mese, vi parlo 60 anni fa. Erano sordi 20.000 lire. No. Però c'era una squadra che poteva affrontare la Serie A. Monda un quattro babbattoli che poi non te ne come sono babbattoli? I babbattoli? Quattro popazzi, come devo dire. E a Regina? E a Regina è un'altra cosa. Ma parlando a Regina mi è toccato un cuore. Bello mio. Buona grazie. Che bello, che bello. Ce ne andiamo. Questo è lo stadio del Locri, lo hanno rinnovato, lo hanno fatto buono. Lo stanno fatto. È una serie D come? È importante, c'è il Bari, c'è il Messina, l'altro Messina, c'è Cittanova, Roccella, Palmi. Manca solo la Regina. Va bene, facciamo. Forza Locri allora. Salve. Stavo dicendo, il signore di prima si è emozionato, la Regina proprio. No, è vabbè. Andiamo, vediamo se ci fanno entrare. Ci fanno entrare. Stadio comunale. Se ci fanno entrare gli facciamo una ripresa al nuovo stadio che affronterà la Serie D, una Serie D importante, importante per Locri, è importante. Ma importante ti ricorda molto Roccella anche come. Sì, 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 sì. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, forza sempre, Locri! Sempre! Però figlioli! Perché si dice amici Cuca Danzaro? Sbagliasto. No, non è vero, sono amici perché ma la facciamo partire da Coppa Italia e di facciamo all'amicizia. Ho capito, però quando venivo in curva a Riggio non descialavo. Quando io dicevo la fotografia. Ho capito, e stanno magari da fare di più Cuca Danzaro che parla di Regina. No, no, la Regina è il tuo cuore. La Regina è il tuo cuore. No. Non torniamo. Sì, ah, Simo, primo campo, primo campo. Lì presumibilmente sorgerà un'altra curva. Stanno lavorando il terreno, ma credo che sia sintetico. Sì, è sintetico. È sintetico, sicuramente sintetico. Ah, non faranno la curva, però dai, è un bel campo. Marciumino. Quindi siamo pronti. I Messina andavano due Messina. Due Messina, due gettate Messina. Un gettate di Messina e le Messina che tacciano. Poi viene il Bari. Insomma, dai, Locri è pronta, Locri. Siamo tutti pronti, siamo pronti. Pure già per domenica per Nocera, quindi. Sì. E domenica quindi... andiamo a Nocera. Caccia di sta cosa la bocca. C'è sta bocca. Cioè... Locri, Messina sarò là io. Chi messinisi? No, dai, ci sono i tifosi del Locri. Lei tifosi del Locri. Quella ormai quella è la gradenata che mettono i tifosi del Locri. E senti, Regina Catanzaro, che cutifi? Io sempre Regina. Ho capito, però Regina Catanzaro, sempre Regina, facciste un gemellaggio di catanzarisi. Gemellaggio non vuol dire niente. Non c'è niente, va bene. Il cuore è sempre amaranto, sia Regina che Locri, quindi. Abbiamo il comune. Va bene. No, si può essere amici. Infatti io venivo pure a Reggio a vedere la partita. Quindi. No, si può essere amici, però insomma, certo. Sempre Regina nel cuore, sempre amaranta nel cuore. Quindi, mamma, certo, dopo. Ma senti, ma sono due settori diversi? Sì, sono due settori. E allora salutiamo i nostri amici di Locri, facciamo in bocca al lupo, ci hanno fatto vedere oggi quanto ne abbiamo che stiamo registrando. Oggi è 13. Oggi è 13, stiamo registrando prima, sicuramente quando andremo in onda lo
lo stadio già sarà, non dico quasi pronto, ma ci siamo quasi. Voglio morire forza Amaranto. Sì, ma guarda la canzone. Quale? La regina balla in Serie A. La regina ballava in Serie A. Tutte le puntate. Ciao. Ma non eh sì, solo eh sì, eh sì. La regina ha lasciato un solco nel cuore. Qui arriverà gente come Brienza, no? Brienza, ci ballano sopra i ricchi a Brienza. Naturalmente il Bari l'hanno messo qui perché l'hanno a fare intianare, perché ogni anno decidono qua va a giocare in Toggeroni, qua non va a giocare, qua falliscio fanno intianare, quindi hanno deciso che il Bari salirà in questa... in questo girone, l'Avellino nell'altro, quindi Spartiro, però hanno diviso la Reggiana dal Cesena. Sì, questo è il calcio, questo è il calcio, ecco, il calcio, questo è il calcio. Naturalmente Brienza qua, insomma, non è che viene cacca maschiato un temus al loco qui, no? Ma pure Pozzo è buono l'SPGL. Sì, certo. Comunque, promettiamo ai nostri amici di Locri che verremo a vedere la partita. Verremo a vedere una delle tante partite, magari qualche derby, perché è bello il derby, no? Magari il derby col Roccella. Uno si vede una giornata di colori, di sport, puro id su Amaranto, voglio dire. Gli amici di Roccella sono Amaranto. Certo, certo. Ma non per tifare per l'uno o per l'altro, per vedere lo sport, perché a questi livelli, cacciando Bari, lo sport è bello. Il sano agonismo è bello, lo sfottò. Ma anche la città novese del nostro amico D'Agostino. Assolutamente. Ragazzi, la Palmese. È Serie D. Non è Serie D. Chi riesce ad entusiasmarsi come i nostri amici di Locri, di Roccella, di Città Nove, eccetera, eccetera, non è in Serie D, è in Serie A. È l'entusiasmo che fa la differenza. O no? O vi piace più la Serie A? Ma la Serie A non è scontata. Cristiano Ronaldo, facetelo venire a Locri. O scorci coddu che già bastava una ragatuna con blocca, per compare Nino Barallà. Va bene, pensatela come volete. Noi amiamo il pallone. No, il calcio. Il pallone. Ma piaceva. Eppure i Budumeri. Sai, pari, ce ne vuole tutto guai. E se non
Signore e signori, per Chisti Simu, l'arbitro internazionale Trematerra di Reggio Calabria. Salutiamo, buongiorno. Bellumeo. Facciamo sto sacrificio, ma veniamo qua oggi. Intanto la dobbiamo fare un'intervista all'arbitro. A disposizione, dottore Auspici. La ringraziamo perché Chisti Simu, diciamo, ha avuto l'esclusiva. Abbiamo un po' di fretta. Dottore Trematerra, l'esordio in Serie A quest'anno. Finalmente anche un arbitro reggino esordisce in Serie A. Diciamo che dopo tanti anni di sacrifici, di cavetta, ho fatto questo esordio la prima giornata. Mettai Chievo Juventus. Mettai Chievo Juventus. Chievo Juventus? Sì, ma io sì. Non ho visto arbitrare lei. No, praticamente, siccome Mannasiai ancora che sogno un cazzato con Ronaldo, non voleva manco morire a un centimetro. E quindi non è andato. E fico quinto. Un quinto chi? Un quinto arbitro. Ah, il quinto arbitro. Sì, sì, è tutto dipendiva mia, voglio dire. Quando l'arbitro va e dà e bira, con ce l'hanno la con la Juventus. A VAR la Juventus, canta a destra. Non è, io ci studi VAR quando arbitro il signor Trematerra, giro del Reggio Calabria. Allora, si calmi. Intanto io non volevo farla esaltare. Capisco che pensati. Stamattina... che dopo che mi fici Chievo Juventus mai onorato mi chiamavo un designatore va fatto Cagliari Sassuolo chi Cagliari Sassuolo la faccia tua mamma c'è risi io sogno robe Cagliari Sassuolo io mi fare Inter Juventus a Milan. Come Inter? Per dire. Cercate di capire che dove sei. Tremendo. Sogno tremendo. Voi siete tremendo. No, chi è stato? No, hai un cavo, hai mai allenare perché quando hai a chiamare. Chi è sti chi su? No, calcio del rigore. Calcio del rigore. Senta, a lei a chi si ispira? C'è un arbitro che lei. Diciamo che gli arbitri del passato, la mia non è che mi interessano mai, assai. Lo bello, pace, figlio e Spirito Santo, voglio dire. Lo bello, pace e figlio, Spirito Santo non c'è. O giungia, per chi ti si sentiva lo Spirito Santo? Quando concetto però aveva nata mensa. Agnolin, Barbaresco de Cormons, cioè, diciamo che l'unico a cui posso dire un grazie su un concio così. Se campo, non faccio manco panzino da cadenzare. Ah, l'arbitro me lo. No, non si sa, probabilmente non morì, è inutile. No, cioè, devo andare a Mazzia. Si ritiri la croce, se la ritiri. Allora, lei. Diciamo che con Panzino eravamo quasi mezzo parente, voglio dire, diciamo l'ABC dell'arbitraggio e io l'ho imparato grazie a Panzino. Panzino di Catanzaro, io me lo ricordo, era un arbitro degli anni 80. Sì, sì, fine anni 70, sì, stavo pure, penso, fino a... E parente per chi? Voi di Panzino? Diciamo, allora, non vai Panzino io, però frequentava... A me casa, ecco, diciamo, io avevo 10 anni, 12 anni, voglio dire, e a casa io stavo con mia zia. Cosa? Che, a casa? Abitavo con mia zia, che sì. Signorina, voglio dire, sì. E ho pensato, voglio dire, non ho capito. Che cosa? Non mi credete a me! Ahi, da mano che ogni tanto può far zia. Allora, una volta, mi stavo prendendo la televisione e sentivo il rumore della stanza, dissi io che non è... Gli apri la stanza e bitti a mezzia sopra il panzino. Come? Sì, bitti a mezzia sopra il panzino. Come zia sopra il panzino? E ci disse io, zia, che succede? Dice, no, stiamo giocando qua con il signor Panzino. Chiamavo il signor Panzino da Catanzaro. Ci disse io, stai giocando, ma chi deve farlo? Appena disse che deve farlo, se votavo, scansava a mezzia. Se tu farai l'arbitro per il figliolo, è importante conoscere il fallo da rigore sì. Oppure quello di pulizia. Ci prestiamo fallo, mezzia panzino. Serietà, allora. Serietà, che qua l'arbitro. Lei viene dalla strada. Quest'anno, lei... attenzione, sì. Io sono qua perché deve finire tutto lo schifo che c'è attorno al calcio. Avete capito? Capito? La mano. Allora, signor Trematerra. Diciamone una. Signor perché io le cose non me le tengo. Signor Trematerra. Che c'è scritto qua? Di Adora. Quindi, vabbè, è una marca. Cioè, è una marca. Sì, come può essere Adidas, come può essere... La Savota mi ha rovato una telefonata. Sì. Mi è arrivata una telefonata, io di solito non c'ero un numero a nudo, comunque.
sono Mimmo Pratico. Presidente, buongiorno, ma non lo so, visto quello che fece foto che chiamava l'arbitro, mi state chiamando, presidente. Se no, volevo dire, siccome l'ho vista arbitrare, volevo fare i miei complimenti. E ho visto... La marca. Lo sapete che mi roba a casa? Cosa? Ma manda un recepare mutante di Adora! Vabbè, ma è un gesto bello, è un gesto cortese. Ma non mi ci pare che se cesti, qualche collega, qualche rigore, qualche cosa, non mi ci faccio festeggiare. Se faccio qualche azione che non faccio, faccio annullare un gol. Non mi ci pare che Mimmo Pratico. No. Allora, comincia. Vedete che il signor Gino, trema terra del Reggio Calabria. A facere vedo! Dico io. Ma vi stentate quando faccio? No, ma pare che va parti, ecco, perché ha lanciato. Ditemi che adesso il tempo stringe! Sto dicendo che il presidente Pratico non le fa queste cose per l'interesse personale. Il presidente... Mi devo guardare perché non so! Il presidente Pratico fa il contrario. Tante volte vuole perdere. Voi vanno usciti, quindi ha fatto un gesto veramente galante nei confronti di lei che nel che mondo del calcio merita. Certi gesti si pagano, persone come me i punisci, che sia chiaro. Va bene. Ma non posso dire sì, che abbiamo cercato un po' di pastina. Grazie. A zia e a panzina che mangiamo in casa pure oggi. La salute. 90. No, allora, però ancora zia Atene. È stato con noi il signor Trematerra, arbitro internazionale. Buongiorno. Perché ci grida dalla finestra? Perché sì, perché quando si passa qui da me da Marando, è un gerundio, da dove si passa? Marando è gerundio. È gerundio. Sarà come gerundio. Esatto. Allora, gerundio un uomo alla finestra, ecco. Era da 60 anni che non si vedeva. Ma voi siete atus? Sono alto. Vabbè, stavo a aprire, secondo me parti qua. Io non parti qua. Quanto siete atus? Sono alto. 1,73. 1,73. Quindi c'è. Come va? Locri. C'è Locri. Locri è della Magna Grecia. E lo sappiamo. Abbiamo... Non è venuto. Chi mia sorella? Non sarà venuta, è fuori. Se non avete visto la macchina, è fuori. Io non la so. Eventualmente. Tu vende sacchetti di sì, piacere, molto lieto. Cerchiamo piacere. Di arrangiarci. Viene dalla piana. Dalla piana. Il dottore compra sempre. Sì, il dottore deve comprare sempre perché deve aiutare l'economia. Sì. Deve, anche la signora. Deve aiutare l'economia. Lei praticamente... Però vende sacchetti. Non vende sacchetti, i sacchetti servono, come il pane. Se uno non ha i sacchetti, dove la butta la spazzatura? Esatto, ho fatto la spazzatura. Si dà da fare, francamente. È un ragazzo che francamente... Per esempio, andiamo dentro le cose piacevoli, perché abbiamo parlato di Locri come culla della Magna Grecia, come centro importante, no? Nel cuore della cultura. Per esempio, qualche piatto, andiamo più basso, Forza Regina. Pure Locri. Non so, sei Salerno, ci risse Forza Locri. Non mi ammazzo, non ricordo. Per esempio, qualche piatto locrese, qualche piatto particolare. Di arte culinaria non me ne sono messo. Però lei mangia un pochino, ogni tanto si siede. Io sono molto moderato nel mangiare. Sì, non ho molto moderato. Mozzarella e prosciutto crudo? No, niente. Moderato. Io vado veramente sempre con l'esce. Vabbè, lei si nutre di cultura soltanto. Di cultura, mi nutro pure di cultura perché è da... La 45 anni che faccio commercialista, perché in effetti... Quindi figuriamoci quanta cultura che può dare a... Perciò... Però non mi fate dire queste cose. No, a noi basta il discorso del gerundio. Già, dicendo gerundio rissimo quasi tutto, voglio dire. Ecco, lei, in un trapassato remoto, come si chiamerebbe? Marandai, stiamo cercando dal gerundio passare ad altri. Sì. Marandai è andato. È andato. È
è andato. Grazie a Dio ancora siamo qua. Certo, certo, certo. Marandò è passato. Marandò, sì, è andato. È passato. Maranderò è futuro. Maranderò è futuro. Io Marando è... la prima, cioè io vinno mi parli di cultura a Locri, sta parlando verbi e tabellini sono la base della cultura, sono dobbiamo mettersi a cultura o cultura a seconda che tempi che corrono, c'è questa distinzione che non hanno capito come, perché certo. Molta gente dice che è colta, però molta gente secondo dice me è culta, è culta. È culta. Allora io proporrei adesso un applauso al signor Marando, però non sa se lo può fare lei un applauso, perché lei è stato bravo. Veramente. Però siccome è alla finestra, io vorrei un discorso da parte del dottore. Dottore, un bello discorso. Urbis ed orbis. Ma è più papa dalla finestra. Papa Marando. Che diciamo qualcuno. Stai. Papa Marando primo. Guarda, non è male. Perché poi. Perché poi uno può pensare, certo. Va certo. Bene, comunque la simpatia, grazie per averci chiamato. Io vi ho visto, vi ho chiamato perché siete una persona simpaticissima. Grazie. Io spesso volentieri vi seguo. Grazie. Per cui dico passano loro e non passa. No. Da qui. Ha fatto bene. Ma noi abbiamo visto la finestra socchiusa. Quindi più che chiamato, lei ci ha richiamato, sì. E noi l'accettiamo. Voi siete discreti, molto discreti. Molto, ma molto discreti. Ma io francamente io vorrei chiamare perché siete degli ospiti. Avete fatto bene. Ma questa è la sua macchina. Questa è la mia macchina. È bella, è bella questa. La targa è quella lei. Complimenti. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Della simpatia e francamente mi congratulo sempre ancora una volta. Ditemi cosa fa la regina. Cosa fa la regina? Non ci occupiamo di risultati, non ci siamo mai occupati, ci occupiamo dell'idea della regina, che è una bellissima idea. È una buona idea. È una buona idea. Signor Mario, è stato un piacere. È stato un piacere. Mi raccomando, fate i bravi. Assolutamente. Ma sapete come fate i bravi. Sapete, ma... E complimenti per la Domo Lino del 54. Buona giornata. Gente pronta a scherzare, a parlare con un sorriso. Da Locri a Roccella, da Reggio a Catona. Dagli Appennini alle Ande. Esatto. È così. Il sorriso vi unirà. Il sorriso solo vi unisce, quindi sorridete. Uniti si ride. E non fate finta che non vi fui. Perché vi scappa, il sorriso vi scappa e se lo trattenete troppo, vi viene a paresi. Ora faccio prima poi lotti coppi. Eh? Lotti coppi. Buongiorno. Quando finisce la stagione estiva, secondo lei, a Locri? Credo che è già finita. Eh sì, però il tempo permette di fare qualche bagnetto. Vedi che cosa. Io si sono occupa. Di Reggio TV e faccio una trasmissione su. E allora dica una cosa, sì. A Reggio TV nella trasmissione. Sì. Che il mare dovrebbe essere pulito, perché qui invece è sporco. Perché lì c'era una fogna che scaricava a mare due giorni fa. Sì. E ho dovuto chiamare i vigili che venissero. E hanno lavorato 6 ore. Guardate, per cercare di metterla a posto. E quindi segnaliamo la zona. Scarica, magari... eccola là. Sì, lì, ma non è se solo questa, lì. È tutto, certo. Tutto il litorale. C'è poi una striscia in acqua melmosa, che non è fogna, ma è quello che si crea quando i mari scaricano, quando le fogne scaricano a mare tutto l'anno. Ci hanno detto che in inverno le fogne scaricano tutto a mare in questo paese.
perché così risparmiano l'energia dei depuratori. Ci vorrebbe l'invenzione di un depuratore, per esempio, a me sta venendo in mente, se inventassero i depuratori. Ma li hanno già inventati. Ah, esistono. Scusa, a Brindisi hanno costruito, in Puglia, addirittura la mandano in montagna, perché oggi hanno tecnologie così avanzate da poter ridurre l'inquinamento quasi a zero, perché e con quell'acqua che depurano dalle fogne irrigano i campi e finalmente va benissimo. Abbiamo la risposta che ci facciamo noi altri della provincia di Reggio. Ma cosa abbiamo meno degli altri posti le spiagge? Basta andare in Puglia. In Puglia abbiamo visto un servizio televisivo dove le acque dei depuratori vengono utilizzate per irrigare i campi. Sì. Qui, ma questa è in Puglia, non in Scandinavia, in Norvegia o non so dove. Sì, qua, a due passi di Italia, qua. Io sono nata a Milano, ho sposato lui, abbiamo una casa qua. Ma ogni anno noi veniamo per gli amici. Va bene, adesso andiamo a vedere se ne abbiamo dette anche buona troppo. Continuazione e grazie per la segnalazione, signora. Grazie. Buona continuazione. Grazie. E abbiamo trovato il punto negativo. Ci hanno bastonato. No, non ci siamo, perché la colpa è di quel signore. Come l'abbiamo detto a perché Reggio, si è dobbiamo dire. Una signora di Milano. E si è sposata una signora di Milano, però. Pensiamo se era maratata una i Ruggebione, a una Calma. Che era abituata, dici tu. Hai capito? Quindi la colpa è del signore che ha sposato una donna di Milano che. E perché? Ma a Milano non c'è un mare, se cacciare un consiglio. Possiamo fare così, togliamo il mare, così non c'è il problema della fogna. Però la fogna a dove vai se non è a Milano, che non hanno mari, a dove vai a fogna? In Puglia. La portano in montagna. Perché il gusto ci guadagna. Ma in sicuro. Puglia non dà in montagna. No, ma dico io a Milano, le fogne, dove vanno? Penso sul nel naviglio. Non è che si mettono meazza. I fogne? Non lo so, Alfredo, non è un bastonato stamattina. Ammazzare, ecco, non ce l'aspettavamo. Locri, bella, bellissima, culla della civiltà. È inutile descrivervi la pulizia, la vedete, dalle nostre immagini. È pulita, però c'è sto fatto che... Allora, o non facciamo venire chi di Milano, chiuso ai milanesi. L'ascoltiamo, anche perché per anni scrivono i meridionali non sono ben accetti. Non possono entrare i milanesi, entrano a fare i milanesi, se poi hanno a dire che soltanto siamo soltanto noi calabresi che siamo abituati, appunto, come diceva lui, alle fogne. Lui diceva che Chistisimo è razzista. Non è che è razzista Chistisimo. Però cerca di salvaguardare, voglio dire, i propri interessi. C'è cullavi chi neri, chi gay, chi milanesi. Chi neri, chi gay, chi nani. Pensate, ma capita, non hanno un ire gay in Milano. Vi saluto, ragazzi. Stavamo scherzando. Viva i milanesi e viva tutti quanti. Cioè, eravamo a Gambari. I pini marini? Sì. No, nome e cognome, i pini marini. I pini marini, sì, che pezzo ne è io. Vediamo, secondo me ando per Dimmo, però non fa niente. Stiamo qua fino al 1° maggio. Ci lasciamo. Arrivo. Sì, c'era mio nonno. Mio nonno. Quello è un alveare. Sta attento. Stai attento.
stavo dicendo, se c'era mio nonno, mio nonno aveva coppo, sai? Sai cos'è il coppo? Cioè, vuoi spiegarlo ai nostri telespettatori che non lo sanno? Un legno, un bastoncino, poi c'è una cosa di ferro aperta da una parte e poi dall'altra che tu prendi così, li tiri e rimangono là dentro. Stiamo parlando dei fichidindia? Sì, lui li prendeva così dall'albero direttamente, poi però li pigliava chi mani. No, cioè perché... due dita, i nonni con due dita. Ma li pigliava chi mani, voglio dire. Un coppo tanto per veruta, naturalmente, no? Certo, vabbè. Gli pigliava chi mani così? Sì. Ha un detto nonno. E poi da fare? E quindi pigliava chi mani perché lui non si spinava, oppure non lo dava a vedere. Non lo dava a vedere. Io, quando me la sbucciava, perché aveva il suo modo, come ta, 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 e mai apriva, tieni, Alfreduccio, io mi pigliava e riuscivamo a spinuevo solo col frutto. Certo, figuriamoci, non lo so, i nonni erano diversi. I nonni erano bravi. Hai un guappo? No. Manda per dire. No, sì, ma stazioni. Sì, però a mascavallari circa. Certo. La sua amo lasciata prima o poi. Però c'è vita all'Ocri. No, dico c'è vita all'Ocri. Sì, ha voglia. Beh, è pieno. È pieno, chi dovrebbe stare dormendo però, no? È pieno di vita. Senti, ma oltre l'estate l'Ocri viene sfruttata per le bellezze che c'ha, naturali, il mare, il lungomare. È abbastanza, dai. Sì. Però comunque più in estate. Poi il mese di Natale, diciamo, dicembre. E l'Ocri calcio? L'Ocri domenica giochiamo contro la Nocerina, speriamo che ci salviamo quest'anno. Certo, minchianata no, perché c'è Ubari che hanno fatto il girone, apposta ma fanno minchianare Ubari. C'è Bari, Nocerina, vediamo. Vediamo. La Regina invece? La Regina tutta a posto. Hanno fatto un girone, ma fanno minchianare la Regina. Sì, speriamo. Un calcione di sordi. Ci avevamo una roba da zaro, figlioli. Speriamo, dai, vediamo. Forza, ciao Regina. Ragazzi, ciao ragazzi, ciao. Buona giornata, Regina, e forza Locri. Ciao ragazzi, ciao. Allora ragazzi, scusate, dove vi siete allenati oggi? Sì a Gioiosa. Ci dobbiamo andare, che tardi. E bravo, sei? Bravo, tu così sei? Come? Angotti. Angotti, senti, ma quando arrivo in Messina, perché ma vince lui? Oh, no. Sempre proprio vince. Pure a Nocera, la prima. Ma un più forte qui è? Varricchio, difensore, fermato, lui. Difensore, Q ferma. Varricchio vedo una Lamezia, era? Sì. Ah, aspetta. Oh, buon ragazzi. Ah, scusa. Varricchio, scusa. Difensore. Chi sto secondo mia? Secondo mia alla destra chi sto. Oh no. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. E allora, i giocatori dell'Ocri, hai visto un po' chi c'è schiantati ancora, no? Però non hanno capito la mentalità. Se affrontano il campionato così, come Messina non vincimo. Certo, perché a Messina andava sei come noi. Eh? Dico, qua eravamo due. Sì. Da Messina sono almeno sei come noi. Certo. Quindi. Mannaggia. Quel trenino che ci porta a Reggio, è stato bello l'Ocri, si fermava a cosa? A Umbi? A Sedere. A Umbi si fermava? A Sedere. Vai Franco. Ecco qua. Che siamo qua? Non abbiamo i posti assegnati. No, guarda, posto assegnato è così. Un breve. Nozza uno? Come no? Posti 65. Sì, la trovo di oggi. Ma dai! Sì, dai, ecco qua. Posto assegnato, vi posto assegnato. Sì, cavolo, perché sei ma fuori vicino alla porta, certo. Visti? Stiamo
stiamo andando via. Eccellente, scusi. Siamo nel viaggio di ritorno, siamo saliti sul trenino. Ora Mogurco, abbatta paglia pure ci. Ora abbatta paglia. Ma a proposito, abbatti paglia, ci mangiamo le mozzarelle. Ci mangiamo le mozzarelle, ci vediamo. Stavo ma dicendo. Ma quando burchiamo noi? No, cara telecamera, così, vieni. Aspetta. Ci vediamo tutti a battipaglia, ma raccomando, dovremo tra. Già spuntato e da rifare, e voi, memmozzo mio, dormite ancora. Difesa e centrocampo sono a mare, mentre le esterne cogliono scalora. Lo portiere non piglia un pallone, e noi che gli astamamo in tali sabboni. Mammozzo vedo, non dormite giù, facci tante la mezza squadra forti, noi siamo ancora qua,
pensiamo a voi, e non stiamo a casa mezzo morti, e sogno ammazzarli le notti e di mattina. Sai dirlo, hai mossa in sé. A regina senza i noi non può stare, e noi senza regina è la stessa cosa. Dopo cent'anni siamo uccelli o mari, e allora zonte noi da mancunciari, e allora me ora ci sta rompendo la devozione. Ma molto bello, ma non mi dico facina nella mezza squadra. Mazzarri, li notti e li mattini, e i golli cozza e birlo, e i possanzi. Homem!